Buongiorno a tutti, un saluto a tutti i presenti a questa conferenza stampa, a tutti quelli che sono qui a Palazzo Raffaello, ma anche a tutti coloro che sono collegati in digitale. Un saluto particolare alle agenzie e al magnifico rettore che vedo collegato. Grazie, oggi grazie. Buongiorno. Salutiamo anche la dottoressa Bastrani che è con noi qui ad Ancona e tutti gli altri. Gianmarco Revel, referente alla ricerca europea dell'Università Politecnica delle Marche. Esatto, poi si presentano soli. Sì, sì. Sono Alessandro Jacopini, il direttore generale dell'Università Politecnica delle Marche. Stiamo improvvisando, ecco, praticamente è un'occasione molto importante perché oggi con questa conferenza stampa annunciamo lo sbarco a Bruxelles dell'Università Politecnica delle Marche. È un appuntamento importante, noi crediamo molto nella capacità, nella possibilità che si debba implementare e si debbano implementare le politiche e le opportunità europee con una partecipazione diretta su Bruxelles, che è molto importante per creare relazioni, per conoscere opportunità, ma anche per vivere un contesto che oggi diventa centrale nella possibilità di programmazione e di sviluppo e anche di dar voce a un territorio come il nostro che ha sicuramente tutto l'interesse a farsi conoscere e a far sì che possano essere anche comprese le nostre peculiarità, le nostre specificità, le nostre particolarità. Era ed è un obiettivo della nostra regione facilitare la crescita della sensibilità istituzionale nei confronti delle politiche europee, ma anche la crescita a Bruxelles di una sensibilità nei confronti di questi territori. Quindi credo che l'esigenza si incontra e si sposi perfettamente. Iniziamo con la Politecnica delle Marche che sbarca a Bruxelles nella sede della Regione Marche, quindi è anche importante creare un punto che possa essere di riferimento per tutti senza neanche disperderci, perché questo credo che sia a livello istituzionale già un obiettivo intelligente. Chiaramente poi potrà esserci spazio a eventuali altre richieste, però ecco, noi siamo molto orgogliosi. Tra l'altro la pandemia e le conseguenze della pandemia, perché la pandemia ci ha bloccato per tantissimi mesi sui eventi alla guida della Regione Marche, le conseguenze è che non avendo potuto fare tante attività in quei 20 mesi abbiamo le agende sovraccariche, però sarà molto interessante capire, comprendere e gettare anche le basi per creare altre azioni specifiche su Bruxelles da importare e da portare su Bruxelles. Io credo che le politiche vadano costruite proprio con la presenza istituzionale, ma non solo, anche professionale e formativa. E quindi in questo senso vi saluto, vi ringrazio per la presenza a questa conferenza stampa, risaluto la dottoressa, risaluto il magnifico rettore e passo la parola al magnifico rettore. Sì, grazie, grazie, buongiorno Presidente, ben trovati tutti. Hai visto Presidente che appena lasci la poltrona viene subito occupata da due, quindi è sempre molto pericoloso. In realtà questo mi permette di evidenziare un aspetto, cioè che noi siamo presenti in forze, la presenza del Dottor Jacopini come Direttore Generale, perché poi verrà ad affrontare tutti i temi della riorganizzazione proprio in virtù dei processi di internazionalizzazione, e il professor Revel che si occupa di tutta la ricerca per il nostro Ateneo e che verrà a presentare un documento specifico in relazione al Next Generation People, quindi in connessione con quello che viene fatto a livello europeo. Per cui è una presenza in forze giustificata da quello che stiamo facendo. In primo luogo però volevo ringraziare te, la Regione Marche, tutti coloro che hanno lavorato in questa direzione, il dottor Becchetti, e ovviamente chi da Bruxelles ci assiste, vero la dottoressa, in diretta, perché senza queste collaborazioni si fa ben poco. E il fatto di avere una presenza fisica, e noi siamo pronti a estenderla a tutte le altre università marchigiane, ma anche il fatto di avere poi la possibilità di andare dal piccolo ufficio all'utilizzo di strutture più ampie per fare riunioni, rientra nella nostra strategia di internazionalizzazione. Internazionalizzazione che inizialmente è stata soprattutto concentrata sull'esportazione, tra virgolette,
e il rientro dei nostri migliori laureati, quindi in uscita. Penso al progetto Campus War, che è partito dal 2005, siamo arrivati a far realizzare stage all'estero a oltre 200 nostri laureati, e oltre poi a tutte le attività di ricerca. Ma l'altra faccia della medaglia dell'internazionalizzazione è quella in entrata, è l'attrattività. In questo momento poi si sta giocando questa grande partita dei fondi a livello europeo, oltre che del PNRR, e quindi avere una nostra struttura fisica, e poi lo vedremo anche con il personale, perché senza personale tecnico amministrativo non fai nulla, rientra perfettamente nelle nostre strategie. Allora di questo vi siamo grati, dobbiamo continuare a operare insieme, perché come dico sempre, se riusciamo a realizzare anche strategia di attrattività, lo facciamo se siamo in forte convergenza tra tutte le istituzioni che possono essere coinvolte, e quindi da questo punto di vista continuiamo. Grazie allora Presidente, grazie alla Regione, possiamo dire che il costo è veramente fittizio e soprattutto però una presenza e un messaggio istituzionale molto forte, oltre che molto pragmatico. Grazie, magnifico. Ora la parola passa al professore. Sì, ok, grazie Presidente, grazie Rettore e grazie a tutta l'organizzazione. Sono molto felice veramente di essere qua, perché abbiamo realizzato un percorso che abbiamo condiviso con Antonella e con tutti coloro i quali collaborano alla parte europea ormai da diverso tempo, e credo che sia un'occasione importante per portare le Marche in Europa, come diceva il Presidente prima, e viceversa, e l'Università Politecnica delle Marche ovviamente in questo da tempo opera a livello europeo con importanti risultati, quindi si candida in qualche modo anche a creare questo link per tutto quello che riguarda la parte di innovazione e di trasferimento tecnologico, anche di terza missione e di ricerca ovviamente, che sono dimensioni importantissime per il nostro territorio. Quindi sottolineo due aspetti in questa cosa. Il primo, quello dei risultati. Abbiamo conseguito negli ultimi anni dei risultati importanti a livello europeo. L'Università Politecnica delle Marche, normalizzando sul numero dei docenti, si pone tra i primi 15 atenei italiani a livello di ricerca europea, un dato importante, con oltre 30 milioni di euro di finanziamento nel periodo di programmazione di Horizon 2020, e credo che questo sia il frutto di una strategia che nel tempo ci ha portato a sedere a molti tavoli a Bruxelles, nei quali si prendono un po' di decisioni su come allocare le risorse, ed è proprio per questo che abbiamo voluto aumentare la nostra presenza localmente, proprio per poter cercare di essere sempre più presenti in questi processi decisionali. Processo che ci sta dando degli ottimi risultati anche nell'inizio della nuova programmazione Horizon Europe 2021-2027, nel quale la Politecnica delle Marche ha già portato a casa quasi 20 progetti, quasi 6 milioni di euro di finanziamento, quindi anche qui un risultato molto importante solamente nel primo anno di azione. Azione che ovviamente svolgiamo in forte connessione con il territorio, e che cerchiamo di portare in queste sfide europee, e che svolgiamo anche come cappello di sportello Marche dell'APRE, l'Agenzia per la Ricerca Europea, la promozione della ricerca europea. L'altra cosa che vorrei sottolineare è questo documento che abbiamo fatto, che è un po' il nostro biglietto da visita in Europa, Next Generation People, un'unione più ambiziosa, che è il documento che mostra come l'Università Politecnica delle Marche abbia, nel primo periodo di programmazione della commissaria von der Leyen, contribuito già a tutti i 6 pillar che la Commissione si è data come intento, più ovviamente alla nuova sfida, alla nuova challenge che la pandemia ci ha posto, e quindi abbiamo riportato le iniziative, i progetti, le azioni che l'Università sta facendo in connessione con il territorio per poter contribuire a questi pillar. E credo sia un documento importante perché è il frutto di una riflessione interna del nostro Ateneo, del nostro territorio, che mira ovviamente a coinvolgere sempre di più le Marche in un processo che è un processo di internazionalizzazione su quei temi come il Green New Deal o come la digitalizzazione o come la democrazia in Europa, che sono, alla luce di quello che sta accadendo, sempre più attuali. Questo è in estrema sintesi. Questo documento ovviamente è disponibile per tutti, qui ne abbiamo una copia, eventualmente anche poi possiamo far girare la copia in PDF. Sì, mi associo anch'io ai ringraziamenti, perché
La Regione Marche ci ha dato l'opportunità di concretizzare un'azione che avevamo in mente, quella di valorizzare la nostra capacità di azione sulla progettazione europea, quindi aprendo all'interno praticamente degli spazi della Regione questo ufficio a Bruxelles. Ovviamente questo per noi è solo un piccolo passaggio e abbiamo coadiuvato questa azione anche con una serie di nuove assunzioni e abbiamo messo in organico 5 nuovi project manager, uno per ogni area culturale, quindi per l'area di ingegneria, per l'area di medicina, per l'area di scienze, per l'area di economia e per l'area di agraria, appunto finalizzati a stimolare tutte le attività di scouting della nostra attività di ricerca, perché spesso abbiamo delle eccellenze che non hanno una capacità di valorizzazione a livello internazionale, quindi l'idea è quella di avere delle figure che vanno a presidiare e conoscere i nostri gruppi di ricerca, che figure che in qualche maniera sviluppano e aiutano a sviluppare i nostri ricercatori relazioni internazionali, perché ovviamente la progettazione europea richiede anche lo sviluppo di partnership a livello internazionale, quindi in qualche maniera queste figure agevano la capacità di relazione di questi nostri ricercatori. E per ultimo li supporto anche nell'attività di progettazione. Come sapete la sfida è sempre crescente, quindi la qualità progettuale è sempre più sfidante per gli Atenei, essere competitivi a livello internazionale, per questo abbiamo pensato di inserire queste 5 figure. A queste figure abbiamo aggiunto una figura che sarà stabilmente a Bruxelles, che è il dottor Ferlaino, anche questa è un'esperienza già in altri istituti, quindi era già presente a Bruxelles e si occupava già di supporto all'europrogettazione di altri istituti nazionali, quindi con una forte esperienza in questo settore, quindi anche grazie a lui contiamo di, e con le sinergie che contiamo di avere anche con chi opera già in questo ufficio a livello europeo, quindi con la dottoressa Passarani e con la Regione Marche, quindi trovando anche sinergie con gli attori già presenti a livello europeo, contiamo veramente di migliorare la nostra capacità di attrazione. A questo aggiungeremo poi, l'abbiamo approvato ieri con il Rettore nel Consiglio di Amministrazione, 5 nuove figure che vanno poi a supporto di questi project manager, uno per area, quindi diciamo che nel giro di pochi mesi la nostra organizzazione conterà su 11 nuove figure proprio dedicate alla progettazione. Su questo solo una riflessione, perché come pubblica amministrazione ci chiedono sempre più di associare i nostri piani organizzativi a quella che è la capacità di creazione di valore pubblico. E questo pensiamo, correttore, che questa strategia vada proprio nella direzione di creazione del valore pubblico, perché il ragionamento che facciamo è che se vogliamo rimanere un ateneo di eccellenza nella ricerca dobbiamo attrarre delle risorse che ci consentano di fare investimenti nei laboratori, nelle risorse umane che vengono destinate alla ricerca. Questo ovviamente è valore pubblico perché ha delle forti ricadute anche sulla qualità della didattica. Abbiamo lanciato nuovi corsi, una nuova offerta formativa che è all'avanguardia, e questo però richiede comunque delle professionalità e dell'essere sulla frontiera tecnologica anche come conoscenza dei nostri ricercatori. Quindi diciamo che la capacità di attrazione ricade sul territorio come capacità di offerta, come capacità didattica e anche come dialogo con le imprese, perché ovviamente noi siamo spesso la porta europea del sistema produttivo. E quindi è importante far sì che la nostra realtà sia sempre più capace di attrarre risorse, coinvolgere le imprese del territorio per portarle, diciamo, su processi di innovazione radicali, quindi che consentono una maggiore competitività delle nostre imprese. Da ultimo, anche noi abbiamo la sfida della sanità, e anche questo, essere sempre, cerchiamo di stimolare anche tutta l'area medica in termini di progettazione, perché significa anche qui essere all'avanguardia a livello europeo, e in qualche maniera la ricaduta è tutte queste esternalità che riusciamo a creare anche con il sistema sanitario regionale. Ecco, quindi diciamo che questo investimento stiamo facendo, è importante che lo facciamo e ringraziamo la Regione per questa disponibilità, dal Presidente ovviamente, al Segretario Generale e alla dottoressa Passarani per tutta la disponibilità e i diversi livelli che ci hanno dato, perché questo ci consente in sinergia di creare un valore pubblico per il territorio in cui lavoriamo. Grazie. Dottoressa.
Sì, grazie. Sono molto felice di questa iniziativa. Penso che sia un'iniziativa molto importante che testimonia anche il ruolo di apertura della Regione Marche verso gli attori del territorio per un efficace coordinamento e la costituzione di quegli ecosistemi regionali di innovazione e ricerca che permettono al territorio una crescita sostenibile e resiliente. Sempre di più ci troviamo davanti a sfide, davanti a emergenze impreviste e abbiamo bisogno che il nostro territorio si rafforzi e possa crescere. Tutto questo naturalmente a servizio dei cittadini e dei giovani. L'iniziativa è importante innanzitutto perché è certo che la collaborazione esisteva già tra i due enti, ma è importante essere a Bruxelles. Ci sono delle reti informali anche a livello nazionale che sono coordinate dall'APRE, dove c'è uno scambio di esperienze e si vede come realizzare delle sinergie tra tutti questi ingenti somme resi disponibili dai vari programmi ad accesso diretto. C'è una tempistica anche importante in questa iniziativa perché tra poco uscirà il vademecum della Commissione europea sulle sinergie tra i fondi Horizon e i fondi strutturali, quindi del nostro piano operativo regionale. E, oltre alla strategia sull'università che è uscita sempre nel 2022 e presto uscirà anche la strategia per l'innovazione. Oltre all'importanza dell'iniziativa che consentirà un maggiore coordinamento, una strutturazione del lavoro di squadra che si può fare insieme, c'è l'importanza per attrarre gli investimenti nella nostra regione, c'è il ruolo della formazione. Il ruolo della formazione è per i giovani che hanno bisogno in questo continuo cambiamento di rispondere sempre di più alle esigenze del mondo di lavoro che cambia, alle tecnologie, alla digitalizzazione e è importante anche il ruolo insieme all'Università delle Marche che l'ufficio di Bruxelles svolge perché all'ufficio di Bruxelles c'è formazione di studenti universitari. Che appunto presso la nostra sede della Regione Marche ha la possibilità di conoscere e approfondire quali sono tutti i programmi europei accesso diretto e poi di essere maggiormente competitivi per l'accesso delle imprese, vengono poi assunti dalle imprese oltre infatti che nelle istituzioni europee, quindi rafforzano anche loro il sistema. E l'importante è anche questo ruolo, penso, della formazione. Grazie. Bene, se ci sono domande, siamo qua. Quando apre lo sportello... È già aperto, sì sì. Il dottor Ferlaino è operativo da giugno. Bene. Se non ci sono domande, buon pomeriggio a tutti. Bene, un caro saluto, arrivederci. Arrivederci, magnifico. Caro Presidente, saluti a tutti.